settimana ho intenzione di fare un esperimento, mi piacerebbe farvi vedere i pranzi al sacco, perché bento non mi sento proprio di chiamarli, però hanno, diciamo, quell'ispirazione della settimana dal lunedì al venerdì. Premetto già che saranno cose molto molto semplici, spesso avanzi, cose rapide, perché il pranzo purtroppo per me ancora è un grosso limite, però spero che questo mi aiuti un po' a motivarmi nel fare qualcosa di diverso e magari darvi qualche spunto o ispirazione per i vostri pranzi da portare via. Oggi preparo dei broccoli al forno conditi con olio, sale e un po' di paprika piccante e delle nuggets di salmone. Per il pranzo di oggi ho delle chips di spinaci che ho preparato al forno e gli avanzi della sera prima, ovvero riso in bianco e lenticchie con curry. Prosegue con un po' di alti e bassi. Sicuramente una delle cose più belle è il fatto che le giornate iniziano ad allungarsi, c'è tanta luce, c'è tanto sole in questi giorni, quindi io sono veramente alle stelle, anche se non posso godermi appieno queste giornate perché di fatto non è che ho tempo per andare chissà dove. Poi ho ordinato dei libri che non vedevo veramente l'ora di avere fra le mie mani, magari settimana prossima vi faccio un book haul con tutte le cose che sono arrivate ultimamente. E a proposito di libri, sto facendo delle letture belle proprio per l'anima, diciamo, che mi stanno facendo un po' riflettere sulle cose importanti della vita e ad apprezzare le piccole cose quotidiane. Vi faccio un esempio: nel ristorante dell'amore ritrovato che ho praticamente finito, si parla tanto del rispetto verso il prodotto, verso la materia prima, verso il cibo. C'è proprio un processo molto molto delicato e dedicato, direi, che mi ha fatto molto riflettere sul modo in cui io mi sono riavvicinata un po' alla cucina e al fatto che anche io porto tantissimo rispetto verso quello che cucino. Chiaramente ci sono volte in cui sono di fretta, sono svogliata, ho mille pensieri e non è che tutte le volte che cucino mi metto lì a pensare o a sentirmi grata per quello che mangio, anche se in linea generale io mi sento così. Spesso diamo per scontati l'acqua, quello che mangiamo. Chiaramente non è scontato e non voglio fare la pesantona in questo momento, però è una lettura veramente delicata che appunto mi ha fatto pensare a questa cosa qua. E l'altra lettura che sto facendo, di cui vi parlerò presto, è sempre dedicato un po' al rispetto, però forse più verso se stessi. Qualche giorno fa su Instagram vi ho postato una foto di me che sorrido, che non mi piaceva particolarmente perché quando sorrido proprio per pura gioia si deforma completamente il mio viso e non mi piace tantissimo come si deforma. Però allo stesso tempo mi sono ritrovata più volte a pensare al fatto che è molto curioso come il nostro corpo si adatta, cambia, si trasforma nei momenti in cui siamo veramente felici, come se avessimo una luce diversa. E questa cosa quindi mi ha fatto un po' riflettere, l'ho voluta condividere con voi e in tanti mi avete scritto che anche voi avete diverse insicurezze riguardo a voi stessi, soprattutto quando magari sorridete, e penso che sia normale perché alla fine ognuno di noi ha le proprie insicurezze, quelli che noi reputiamo difetti per altri invece sono pregi. E una cosa che ho notato molto io è che magari quelle cose che negli altri io tendo a vedere come dei pregi, come delle cose belle, su di me invece non riesco a
sopportarle, diciamo. Siamo veramente duri con noi stessi molte volte, penso che ci vediamo sotto una lente, un filtro completamente diverso, non abbiamo lo stesso metro di paragone e di giudizio con gli altri, ecco. Non so se questi momenti in cui mi siedo e faccio due chiacchiere con voi riguardo quello che mi passa per la testa possa essere effettivamente un momento di confronto, uno spunto di riflessione interessante o meno, però mi piace inserire questi momenti della mia quotidianità. Come sapete, a me piace molto riflettere e soprattutto mi farebbe piacere confrontarmi di più con voi, e proprio per questo sul nostro gruppo Telegram, che ho veramente da una vita, ho iniziato da almeno un mesetto a questa parte a scrivere non soltanto le anticipazioni e a pubblicare, che so, gli articoli in anteprima, i video, eccetera eccetera, ma anche a cercare proprio il dialogo con voi, dalle cose più semplici, cosa fate questo weekend, oppure quando in tanti mi avete scritto riguardo a Taki, se stava bene oppure no, vi ho aggiornato sul veterinario, vi ho mandato un vocale. Penso che possa essere un modo per connetterci in maniera positiva e magari fare più community. Quindi se siete curiosi, magari in descrizione trovate il link al gruppo. A volte penso di fare poche cose utili, veramente utili e interessanti, che possano coinvolgervi, che possano rimanervi in qualche modo, e quindi sono lì a rimuginare, a pensare che cosa potrei fare, come potrei sempre migliorare, però allo stesso tempo sento veramente di dare il massimo, di dare il meglio di quello che riesco a dare in questo momento. So che molti di voi magari guardano i video in maniera silenziosa, non hanno mai commentato perché magari timidi o introversi, o magari semplicemente non sentono la necessità di scrivere, di raccontarmi, di confrontarsi con me. Io stessa sono una persona abbastanza così, quindi penso che siamo anime abbastanza affini per certi versi, però allo stesso tempo a volte mi piacerebbe avere conferma che quello che faccio magari apprezzato, utile, non so, forse è una pretesa troppo grande da parte mia, non so, io sono soddisfatta del lavoro che sto facendo, dei contenuti che sto portando, però a volte mi manca un po' quella carica in più, quella motivazione in più, perché magari vedo tra virgolette poco riscontro, magari mi farebbe piacere una pacca sulle spalle in più. Mi vergogno un po' a dire questa cosa, però visto che siamo in confidenza ne ho approfittato per dirlo. Intenzione di preparare qualcosa di nuovo, una frittata con patate, carote, salsa di soia e fiocchi di tonno essiccato. Preparo un po' di verdure per il pranzo di oggi. Saranno degli spaghetti, degli udon con carote e zucchine. Ho preparato poi la salsa utilizzando salsa di soia, sriracha e salsa d'ostriche. Oh,
che oggi ho fatto i panini, li ho appena sfornati, ne approfitto per andare qua vicino a casa che c'è un supermercato per comprare un po' di affettato, così magari domani per pranzo faccio dei panini anche per mio marito, perché non abbiamo affettato, in realtà lo compriamo molto raramente, però avevo voglia di fare i bagels e quindi già che ci sono mi sa che comprerò qualche schifezza, so che non dovrei, ma questo weekend sarò da sola a casa e quindi sento che merito uno sfizio in più. Non so però bene che cosa prendere, quindi vediamo la disponibilità del supermercato. Alla fine, come al solito, mi sento in colpa quando vado a fare la spesa ed è il momento di scegliersi lo sfizio, quindi l'unico sfizio che ho preso sono questi biscotti molto molto buoni, sono i privolat di misura senza latte e uova, sono dei biscotti con le gocce di cioccolato per quando non ho voglia io di cucinare qualcosa di dolce. Eh sì, le piccole barrette Kinder. Questi sono gli sfizi, il resto era tutto necessario. A me piacciono le cose molto semplici, per cui oggi panino e prosciutto. Been set free by his words, I still can't take it. Oh, what a scandal. What's been given to me, I can't grasp it. But a change of heart, a change of heart is what you find in perfect love. Thank you.